gennaio di quest'anno. La Concordia parte da Civitavecchia, deve fare una crociera che deve toccare Savona, Marsiglia, mi pare Barcellona, Cagliari, e dopo deve tornare dietro Savona, però dopo neanche un giorno di viaggio si incaglia. Peccato che Vasco De Gama e Magellano, quelli lì, avevano l'astrolabio, una bussola e qualche carta però di uccelli, il cielo, le stelle. Questo qua aveva il satellitare, aveva il radar, aveva l'ecospandaglio, aveva tutta la dotazione elettronica che possiamo, eppure è riuscito a far affondare una nave e determinare di fare una trentina di morti. Cosa trasportava questa nave? Spezia, no? Trasportava spreco e inquinamento. A questo proposito, proprio su venerdì di oggi c'è un articolo, su venerdì di Repubblica, di venerdì, MSC Crociere, tutti gli ingredienti per una vacanza speciale. Portate pazienza perché vorrei leggervelo un attimo. La gastronomia a bordo delle navi MSC Crociere è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, grazie alle prelibate pietanze realizzate con ingredienti freschi e di prima qualità. Avranno molto a bordo, non so. I menù ideati dagli chef della compagnia, infatti, prevedono ricette raffinate e genuine, fatte di sapori autentici con aromi e ingredienti veraci. Sono questi gli elementi che contraddistinguono la cucina del carattere conviviale tipicamente mediterraneo della compagnia. Protagonista indiscussa dell'offerta gastronomica MSC Crociere è la pasta fresca fatta a bordo grazie alla presenza di impianti all'avanguardia, con una meticolosa lavorazione artigianale utilizzando grano duro dei mulini italiani, che sarà un mulino bianco, selezionati, senza conservanti e di altissima qualità. Pappardelle, tagliatelle caserecce, gnocchetti sardi, scialatelli e ravioli, dalle cene di gala a quelle a tema. Ogni volta i profumi e i sapori della pasta fresca vi faranno ritrovare il gusto di casa. Non vado avanti perché è veramente squallido l'articolo. Ma voi pensate che uno che va... allora, tenetemi questa rottame, questo condominio al porto, io ci salgo, mangio le tagliatelle e le pappardelle, non si muove neanche, non inquina, e mi sono fatto venire la crociera. Che non è possibile che oggi qualsiasi persona che ha 500 euro da spendere monta su questi palloni gonfiati e causa disastro e trasporta spreco e inquinamento. Quindi l'invito è conoscere le spezie, ma non conoscere attraverso questo tipo di cultura, ma conoscere appunto attraverso... Noi siamo stati da poco a Istanbul con Giancarlo e Ladina. Cioè, non ci passava neanche per la testa, ma mi pare che uno va in una crociera per mangiare le tagliatelle, pappardelle e non so cosa. E però questa è la cultura che noi c'era anche la pubblicità, vi ricordate, quella che piangeva nella vasca da bagno perché era finita la crociera, forse affondata la nave. Va bene, eccolo qua il capolavoro, no? Quindi, questo è l'ultimo esempio di navigatore. Ma forse si era distratto. Perché si era distratto? Adesso capirai perché si era distratto. Quindi abbiamo visto che queste spezie hanno mosso praticamente l'economia e il mondo, perché si facevano viaggi per scoprire nuove terre, si scoprivano nuove terre per cercare spezie, si cercavano spezie per poterle vendere, si vendevano per fare guadagni, si facevano guadagni per fare guerre, era un ciclo vizioso che aveva mosso l'economia. E questa storia che io vi ho fatto in maniera molto casalinga, scusatemi, anche poco professionale, ma non è argomento mio, io non sono né geografo né storico, mi sono preparato per tirare fuori qualche elemento che fosse un po' curioso, ha praticamente rivoluzionato il mondo, perché oggi il principale paese nell'esportazione di spezie è l'India, seguito dall'Indonesia, dopo abbiamo il Brasile, il Madagascar, la Malesia e altre isole. Però ce n'è una che vi ho messo qua, che è l'isola di Grenada, che è vicino al Venezuela. Una volta le spezie venivano a fare, vi ho parlato dell'isola Banda, delle Molucche, qui più o meno c'è l'Indonesia e qua sotto c'è l'Australia. Adesso, e dalle Molucche veniva la famosa noce moscata, la spezia più preziosa ai tempi della peste di Londra, che poi è la stessa peste che arriverà qualche anno dopo a Milano, che è quella che descrive Alessandro Manzoni. Il secondo paese produttore di noce moscata invece è in Grenada, così come la vaniglia più pregiata non viene più dal Messico, ma viene da Bourbon, viene dall'Africa praticamente. Cioè, i viaggi hanno in qualche modo scombussolato anche quello che è la caratteristica di coltivazione delle piante. Questa Grenada è talmente famosa nella produzione delle spezie, è un'isola bellissima, molti ci vanno in vacanza per andare in trocipi, che nella sua bandiera c'è questa robetta stilizzata che è appunto una noce moscata. Se dopo uno non è interessato alla noce moscata,
ci sono altri interessi da coltivare, che li bruciano sia per lui che per me. Non ci incontro. E non ti fa questo motivo alle isole d'aspetto, ma non c'è proprio la voce moscata che non fa fatica di conoscere la sensazione sotto quest'area. Siamo pronti per imbarcarci a questo punto per decollare. Il pilota non sarà Schiattino, ma sarà la dottoressa dell'Alto di Anna Paola, saranno due che faccia naufragare dal sonno. Aprite le orecchie, dilatate le narici, socchiudete gli occhi, spegnete il telefonino e siete un cervello accendetelo. Grazie. Allora, cercherò di essere abbastanza veloce, e le spezie sono tante. Abbiamo scelto una serie di spezie piuttosto di origine dell'emisfero asiatico, della zona dell'India, perché sono un po' quelle più poco conosciute. E le spezie più comuni di casa nostra le tratteremo in un'altra occasione. E allora, come si definisce la parola spezie? Cosa dice? Che sono delle sostanze aromatiche di origine vegetale, di provenienza esotica, usate per aromatizzare, insaporire cibi e bevande e specialmente in passato usate in medicina e in farmacia. Allora, l'interesse che noi abbiamo per questo argomento è quello non solo di conoscerlo un po' di più, saperlo utilizzare, ma anche vedere quali valenze terapeutiche abbiano per noi. Quindi se noi andiamo al supermercato, siamo andati con Ennio l'altro giorno da Lando, e abbiamo guardato il settore spezie, effettivamente era un po' triste, tutte grigie, in questi barattolini, non c'erano i sapori, i profumi. Voi sapete che noi compriamo sempre delle cose da Randolph, cerchiamo di vendere le nostre società, non ci riesce mai. Questa è un'offerta a 70 euro. L'altra volta vi abbiamo portato il giabase, guardate un chilo in un vaso di plastica. 70 euro. Scusa, 70 centesimi di euro, non si neanche la voce. È solo medico, io vendo le cose, ho comprato a 70 euro, però te la potrei vendere. Vi leggo, per curiosità, cosa contiene questa salsa indiana. Allora, acqua, sciroppo di glucosio, fruttosio, olio vegetale, aceto di acquavite, spezie, spezie, sale, curry, acido modificato di mais, tuorlo d'uovo, quindi voi che qua è scritto da mettere in insalata vi buttate dell'uovo, se siete inglesi potete farlo, addensante, gomma di xantian, aromi naturali. Quando parleremo del 1950, quando per la prima volta entra nel commercio viene prodotto il glutammato, dopo la parola vi parlerà di aromi naturali. Quando voi vedete aromi naturali potete prendere questa roba qua e buttarla direttamente nel cestino. Però queste qua, se sono all'inizio dell'ingresso al supermercato, vuol dire che voi ci arrivate, costa poco, e la prima cosa che fate la mettete sul carrello e ve la portate a casa, vostro figlio, vostro marito, vostra suocera la mangia. E questa è qua, dopo chi vuole rimborsargli i 70 centesimi, gliela do a chi chiede. Per la suocera. Per la suocera. Allora, andiamo al prossimo. Le spezie vengono impiegate, quindi, per cucinare, per profumare, per aromatizzare, conservare e curare. Vedete quanti bei colori, questi sono solo alcuni dei colori che troviamo nei mercati dell'India, per esempio nei mercati di Istanbul, Bazar egiziano. Le spezie più costose in assoluto sono lo zafferano, attualmente la vaniglia e il cardamomo. Il cardamomo e lo zafferano direi che superano la vaniglia di gran lunga. Invece le spezie più erotiche, così se vogliamo dare un pizzico di charme al nostro cibo, sono la vaniglia, lo zafferano, il coriandolo, il peperoncino e la noce moscata. A proposito di noce moscata, la portavano appunto questi poveri rematori nelle navi e grazie alla noce moscata riuscivano a fare il viaggio, perché la noce moscata ha un'azione veramente inebriante cerebrale, per cui il poverino è stato utile per non loro. Solo, ma di solito ne rubavano una nei punti dove arrivavano e dopo con quella si pagavano, perché non erano pagati molto ovviamente, molto spesso erano, dicevano anche dei detenuti che per la libertà accettavano questo lavoro. Le spezie di cui parleremo sono queste che abbiamo segnato qui, poi vedete alla fine ci sono le miscele, sotto ancora il sale, che non è una vera e propria spezia ma era commerciato con le spezie, per cui ne parleremo ancora, e infine la spezia moderna che è il glutamato, che la teniamo per ultimo, che ci convirà malamente, ci chiuderà la serata.
queste spezie per la maggior parte derivano da piante esotiche e vengono prodotte in Oriente perché il clima lo favorisce, ci sono le foreste pluviali, ci sono tutta una serie di condizioni, e però alcune possiamo anche coltivarle a casa nostra, per esempio lo zafferano e per esempio lo zenzero. E, sono prelibate, ma hanno appunto anche una grande valenza terapeutica. A questo proposito ho scoperto, grazie a questo lavoro che ho fatto un po' per voi, che esiste dal 1976 in India un istituto nella zona del Kerala che studia tutti gli effetti terapeutici delle spezie, e i più grandi lavori sulla curcuma, sul cardamomo vengono da questo istituto. L'altro istituto invece che lavora unitamente sulle ricerche per il cancro è la clinica Anderson del Texas, con un medico indiano che è il direttore di questa, che si chiama Agrawal, che ha scritto un bellissimo libro sulle spezie, e questo mi ha riempito di gioia perché amando appunto la medicina naturale penso che da questi lavori noi possiamo trarre tanti, tanti aiuti, tante indicazioni utili per la salute. Allora, la prima spezia che incontriamo è l'anice stellato. L'anice stellato, diciamo che se dovessimo dare la palma della più bella spezia, la daremo l'anice stellato, perché effettivamente ha questa forma di stella. Il fiore è bianco, appartiene a una famiglia delle iliacee, e praticamente il frutto, vedete, ha forma di stella e quindi serve per aromatizzare qualsiasi tipo di cibo. Perché è interessante questo anice stellato? Per l'aroma, ma anche per le sue capacità antivirali. Da questo tipo di dei suoi componenti, soprattutto dall'acido ascorbico, si sono ottenuti dei farmaci antivirali importanti, il Tamiflu e altri, e quindi ha una valenza per tutti i virus, per l'herpes, per la mononucleosi, per l'Epstein-Barr, per l'epatite C, quindi è una pianta importantissima. Questi carpelli che voi vedete, queste specie di foglioline secche, non sono la parte importante della droga, la parte edibile sono i semi, contrariamente a quanto si pensa. Comunque, quando lo acquistiamo, cerchiamo di comprarlo intero perché mantiene la fragranza, e frantumarlo al bisogno con buon mortaio. È buona norma, quando si lavora sulle spezie, avere a disposizione un mortaio. Qui abbiamo un esempio di un mortaio di bronzo, possiamo averli anche di vetro, che sono comodi, oppure anche di ceramica o di legno. Ci sono dei vecchi pestelli di legno di rosa che si trovava una volta in Turchia, adesso è più difficile trovare, però bene sempre averlo in cucina come uno strumento utile. Allora, questo anice stellato è molto importante perché questa azione è antiossidante e nella medicina cinese fa parte appunto della polvere delle cinque spezie cinese. E, corrisponde all'estate per la medicina cinese, all'intestino tenue, al cuore e al sapore amaro. Quindi d'estate, se noi facciamo un tè di anice stellato, facciamo del bene alla nostra salute. Allora, passiamo alla seconda, poi se avete delle domande magari cercherò di stare il più veloce possibile. Che vedete il cardamomo, scusa la cannella, sono saltata io. Qui vedete la cannella si chiama cinnamomo zelanico o cinnamomo cassia, che sono i due tipi di cannella che troviamo in commercio. Quella di Ceylon si chiama zeilanica ed eccola in alto, che vedete che ha quel bel colore chiaro, e in forma di stecche, perché si ottiene così dalla corteccia di 3 anni della pianta, e praticamente questi cannelli vengono poi tagliati da lunghezza di 6-7 cm e sono come questi che poi vedrete qui nelle bustine che abbiamo comprato. E la cannella di Ceylon è la più pregiata, è quella che ha le maggiori, diciamo, l'aroma più dolce, più delicato, ma anche la cassia non è da meno. La maggior parte degli studi sulla cannella sono stati fatti sulla cassia, quindi anche se non ha un aroma profondo, ed è una corteccia un po' meno invitante, sono entrambe valide. La cannella contiene aldeide cinnamica,
E cos'è che per cosa è importante la cannella dal punto di vista della terapia, oltre che in cucina? Per la glicemia, tiene a bada la glicemia, quindi un mezzo cucchiaino al giorno può abbassare la glicemia, può abbassare il colesterolo, può agire sulla sindrome metabolica, è un antitumorale. Protegge dall'ictus, rimargina le ferite, aumenta le capacità intellettive. Vi dicevo che un olio essenziale di cannella, per esempio, tenuto sul polso, sulle dita oppure massaggiato sul corpo, ci dà l'equivalente di un paio di caffè come energia e come capacità di attenzione. Diminuisce, sembra che aumenti le capacità, le facoltà intellettive, infatti si usa spesso anche per curare le malattie dell'Alzheimer. Tutti questi dati che vi dico non sono dati campati per aria, ma vengono appunto da questi istituti di cui io vi ho parlato e poi comunque se volete si trova una discreta bibliografia. Per chi fuma e vuole smettere di fumare può essere, non dico un sostituto, ma può essere di aiuto tenere un baccello di cannella in bocca tra i denti. Allora, è una spezia che riscalda, quindi per la medicina cinese è molto importante ed è contenuta nel balsamo tigre. Quindi il balsamo tigre quando lo date riscalda ed è quindi usata anche come antinfiammatorio e antidolorifico. E la troviamo nelle quattro spezie francesi, quatre épices, per fare poi il famoso pain d'épices, lo troviamo in tutti i curry, i masala, indiani, quindi è una spezia molto molto ubiquitaria. Conviene sempre tenerla in stecche e macinarla al momento, perché quando la prendiamo in polvere, dopo pochi mesi, perde completamente il suo sapore, il suo valore. E comunque le spezie vanno sempre tenute in un contenitore scuro, a riparo dalla luce e un po' al fresco, se vogliamo tenerle a lungo. Cos'è che è importante allora di questa cannella? Il fatto che è un potente antiossidante, 62 volte più forte di una mela. Quindi si parla di ORAC quando parliamo di antiossidanti e quindi rispetto a una mela questa valenza qua. Passiamo alla prossima, che è il cardamomo. Il cardamomo è impiegato tantissimo nella cucina orientale. Il cardamomo viene prevalentemente dal Malabar, dalla zona dell'India, del Kerala. Mangiatene uno solo. Voi sentite il sapore, il profumo, l'aroma di questo cardamomo che è abbastanza fresco, buono, verde. E si chiama Eleutheria cardamomo la pianta o cardamomo vero. O cardamomo vero. E è della famiglia delle zinziberacee, come lo zenzero. È la spezia più cara in assoluto, seguita dallo zafferano, perché come vedete qui, vedete la pianta, una pianta che cresce solo nei climi tropicali, fa il seme, il fiore alla base della pianta, di queste foglie allungate, e poi il semino, vedete che viene raccolto a mano. Sono quei piccoli semini verdi che vedete alla base della pianta sulla sinistra. In alto invece vedete una curcuma classica araba col caffè. Perché è famoso il cardamomo? Perché oltre a usarlo per profumi e per cose, è la base del caffè alla turca o del caffè arabo. Per cui lo possiamo fare anche noi questo caffè, basta mettere 1 o 2 chicchi pestati a mortaio al momento dentro la polvere del caffè e facciamo un ottimo caffè al cardamomo. Il cardamomo è la spezia in assoluto che dà amore allo stomaco, è la spezia dello stomaco. E quindi è una medicina importante perché previene le gastriti, l'helicobacter e poi ha anche lei una serie di proprietà antiossidanti importanti, il cineolo. Diciamo che se il pepe è il re delle spezie, il cardamomo è la regina. E poi col cardamomo e con la cannella e con lo zafferano si fa il famoso tè del Kashmir, di cui abbiamo dato la ricetta altre volte e comunque magari la daremo ancora. Andiamo al chiodi di garofano.
I fiori di garofano li conosciamo noi soprattutto perché contiene l'eugenolo, no? Il fiore di garofano Vabbè, è serve per stato da dentista, il dentista, sa conosce il sapore il dei sapore fiori. del fiore di garofano. Fa parte della famiglia del Sigillum, Ed è aromatica. carissimo anche quello, per quello i dentisti si fanno pagare tanto. Francesco? Francesco, non so se c'è Dolores, sei Francesco? No, No, non adesso. c'è ancora. Abbiamo, appunto, viene da una famiglia delle Mirtacee, e dal Zanzibar, dall'Indonesia, dal Madagascar, ed era conosciuto in Cina già 2000 anni avanti Cristo. Dante ne parla come di una spezia preziosa nell'inferno, che i ricchi di allora, per condire i loro grassi banchetti, usavano e poi andavano a finire appunto in inferno, quindi ne parla in maniera così pesante. Conteso appunto, come diceva Ennio, da portoghesi e olandesi, passato per la via dell'incenso, questi chiodi di garofano, era la più amata e la più cara spezia del periodo rinascimentale, e veniva usata soprattutto come olio essenziale per la cosmesi in origine. E ci sono state delle guerre sanguinosissime. Perché, per esempio, nel 1605 strapparono il possesso delle Molucche gli olandesi e i portoghesi, e poi di che sterminarono tutte le piante che c'erano nei dintorni e portarono la coltivazione solo ad Ambon, in Indonesia, e relegarono questa coltivazione lì e punivano con la morte chiunque osasse portare via una piantina o chiunque rubasse un po' di questi chiodi di garofano, per dire che valenza. Noi adesso li abbiamo in cucina tranquillamente, però allora era così. E anche questa spezia ha un potere antiossidante elevatissimo, 80 volte più potente di una mela. Quindi anche il chiodo di garofano contiene appunto eugenolo e tante sostanze antiossidanti. Si può usare come valenza antibatterica, anestetica locale, antivirale, un repellente ottimo per le zanzare. Quindi se avete dell'olio di chiodo di garofano potete usarlo sulla cute per le zanzare. Fa parte appunto del famoso vin brûlé, dei nostri arrosti, eccetera, ma si può usare anche per fare dei tè o delle tisane. Passiamo alla Sì, prossima. a proposito di chiodi garofano, in Indonesia, quando ci sono stato, non credo ancora, vendevano delle sigarette Ah per sì, fumatori qui. stupende a base di chiodi garofano e che mi pare che venissero utilizzate anche fino agli anni 50 in Europa per la cura dell'asma. In Indonesia le sigarette al chiodo di garofano si chiamano kretek, sono fumate, sono anche buone, hanno un buon sapore. Passiamo al coriandolo. Il coriandolo, detto anche prezzemolo cinese, è una pianta della famiglia delle ombrillifere, come il comino, l'aneto, il finocchio, la carota. E, è una pianta importante perché, a parte che è molto comune, possiamo coltivare anche noi, contiene un sacco di oli volatili di principi attivi, il linalolo e il geranil acetato, che sono degli antiossidanti potenti. La usavano tantissimo i romani, Apicio nella sua storia della cucina, la faceva usare come un condimento che si chiamava coriandolo, ma da coriandolo deriva anche il nome coriandoli. Perché si chiama coriandoli? Perché una volta i coriandoli nel Medioevo o comunque nel Rinascimento erano fatti con lo zuccherino che rivestiva un coriandolino di questi. Poi dopo è diventato di gesso e dopo è diventato di canna, quindi ha dato il nome a questo sistema. E come si conserva il coriandolo? Il coriandolo si conserva in recipienti di vetro, in chiusura ermetica, è sempre meglio macinarlo al momento e soprattutto usarlo come carminativo, cioè come antigas, come digestivo, quando facciamo i legumi. Quindi pestato, mortaio, col finocchio, col cardi, possiamo metterlo tranquillamente sopra la zuppa all'ultimo minuto ed è oltre che un digestivo, è anche un potente antiossidante, aiuta la digestione e soprattutto combatte il meteorismo, flatulenza, le ulcere e via discorrendo. E rimedia in genere il coriandolo di errori di cucina. Quando noi abbiamo messo troppe spezie o delle spezie che non ci piacciono, con un po' di coriandolo miglioriamo.
A proposito del coriandolo, vi dico che spesso, e non lo sapevo neanche io, le spezie rendono il massimo della loro virtù quando vengono prese e scaldate con un po' d'olio, tostate nell'olio. Quindi anche il coriandolo, quando facciamo per esempio dei mix di spezie, andrebbe preso, buttato in un po' d'olio, tostato per alcuni minuti e poi lasciato raffreddare e infine utilizzato, macinato, come vogliamo, perché così sviluppa il massimo della sua potenza. Quindi coriandolo si chiama così da coris, cimice e ander perché si somiglia alla puzza di un cimice quando è fresco, sia il seme che le fogliette, ha un sapore un po' particolare. Andiamo al prossimo. Il cubebe è una pianta che viene da Giava, della famiglia delle piperacee e contiene cubebina e canfora. E viene spesso confuso col pepe, ha delle bacche che sono simili al pepe nero, ma sono tutte attaccate l'una all'altra. Quando è secco sembra un pepe allungato, è famoso soprattutto per i profumi, ma è citato dagli arabi nelle mille e una notte perché come cure per l'infertilità. Nel 1640 lo proibirono per favorire il commercio del pepe, i portoghesi, per cui scomparve a un certo punto dalla scena. Si usa in cucina come per salare, per aromatizzare carne e salse, in medicina come antisettico e come cosmetico antirughe. Vedete qui dei profumi, poi alla fine dove vengono usati, viene usato il cubebe. Quindi se dovete parlare di cubebe sapete che è un pepe con queste caratteristiche. Passiamo al comino. Il comino, è una pianta, molto frequente anche in tutto il bacino del Mediterraneo, ma si trova anche in America. È una pianta erbacea, appartiene sempre all'ombrellifere, come abbiamo detto prima, nella stessa famiglia del coriandolo, della carota, dell'aneto, eccetera. E è una pianta che è una cenerentola, nel senso che quando la vedi anche i mercati è una pianta che non dice niente, assomiglia un po' al finocchio, ma ha tantissime proprietà, per cui questa veramente è raccomandata per tutte le cucine. Il comino deriva dall'arabo camum, la spezia è originaria dalla Siria in particolare e poi dopo attraverso gli arabi è stata portata in Spagna ed è passata appunto in Europa. Viene conosciuta e si dice che anche cresca molto nella zona di Kerman in Persia. Il comino nell'antica Grecia veniva usato come si usa in India, come finocchio, con su delle scatole, veniva portato nella tavola proprio come dopo pasto, come aiuto per la digestione. E ora si usa così in Marocco. E perché è così importante queste spezie? Ha un principio attivo che si chiama cumina aldeide e si trova nel curry, in tutte nella cucina esotica, contiene tutte le vitamine possibili e immaginabili, la C, controlla il diabete, la glicemia, quindi importantissimo, protegge le ossa. È piena di fitoestrogeni e poi è ricchissima di ferro, per cui chi è giù di ferro faccia uso di questo comino. Aiuta la digestione, è un antitumorale, cura l'epilessia, l'avvelenamento da cibi e pare anche la tubercolosi. Quindi il comino si usa prevalentemente nella cucina nordica, tedesca, si usa tantissimo nei crauti, si usa nelle patate, dà un sapore incredibile, per cui ecco perché una cenerentola sembra che non valga niente, in realtà poi usato nelle pietanze è incredibile per le sue proprietà mediche. E andiamo alla curcuma. La grande curcuma, ecco, diciamo che di tutte le spezie, quelle più studiate da quegli istituti che vi dicevo, sono la curcuma e il peperoncino, perché sono due grandi opportunità che la natura ci dà per curare le nostre malattie. Allora, diciamo che la curcuma appartiene, vedete qui il fiore, la radice fresca che è un po' aranciata al taglio e la polvere che è questo giallo oro. Pur non essendo una spezia costosa, è preziosa come l'oro, quindi il suo colore ci dice tantissime cose sulla sua valenza.
è un potente antiossidante ed è un potente antinfiammatorio. Quindi cura circa 70 malattie e la sua azione è prevalentemente contro i radicali liberi. Cura l'Alzheimer, aiuta comunque, non è che curi, aiuta l'Alzheimer, aiuta le malattie autoimmuni, la psoriasi, il Parkinson, ma soprattutto è un antitumorale. È un antitumorale e gli studi sono numerosissimi adesso nei confronti di tumori, soprattutto chi ha anche problemi di metastasi o può accompagnare le chemioterapie per favorire una migliore riuscita della terapia stessa. Diminuisce la predisposizione ai tumori, ma anche impedisce come dire, una diffusione prorompente dell'endoplasia una volta che si è già manifestata. E proprio nel centro oncologico di Anderson, nel Texas, questa spezia è studiatissima, perché adesso la troviamo spessissimo in tutti i farmaci che curano, per esempio, le cardiopatie, che curano i dolori come antinfiammatorio, quindi ha una valenza fondamentale. Per cui questa spezia è fondamentale nella nostra cucina, non deve mancare. La Paola me la fa mangiare tutti i giorni, sono circa 2 mesi, e l'unico risultato è che mi dice: ma sei un po' giallino per la differenza, non ho sentito nessuna differenza. Ma poi, come vedete qui Ma scritto. l'altro giorno stavo passeggiando, in una pausa per fare questa relazione, ma perché siamo sempre così stanchi? Cioè, ma non è che prendiamo troppi antiossidanti? No, stava masticando il goji che abbiamo trovato in Turchia, che è stata una sorpresa, questa vacca cinese, che è un grande stimolante immunitario, ma anche dà molta energia, un antiossidante. L'abbiamo trovato così che lo vedevano sto frutto secco, ci ha fatto voglia, allora ci dicevano che 10-15 di questi frutti di goji presi così fanno bene, allora al mattino li prendi 15 di questi Io non frutti. mangio più un pasto normale, io passo da una vitamina, un antiossidante, un depurativo, un diuretico, una tisana. Prezzo da pagare, stare con la dottoressa dell'Adri, devi pagare questo prezzo. Va bene, allora continuando con la nostra curcuma, vediamo poi che non solo è importante per queste cose, ma anche per la cosmesi. Qui vedete una ricetta che vi invito a provare, come l'elisir di lunga vita, la usano tutte le donne indiane, con mezza tazza di fenoglio di ceci, un po' di curcuma, olio di sesamo, acqua calda, si fa una crema, si lascia agire sul viso, collo, ed è un ottimo rivitalizzante, un antirughe. Praticamente quello che avanza da una zuppa lo mettete con la maschera di presenza. Ma cos'è che ha la curcuma?